Buon pomeriggio a tutti gli appassionati e spettatori del calcio dilettantistico da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Vi trasmettiamo in diretta dall'Attilio Ferraris di Villanova la 22esima giornata del girone F di prima promozione laziale, che vede la Sampolese ospitare il Torre Angela, scontro testa coda. Gara che prende ufficialmente avvio, e allora la Sampolese, per cercare la sesta vittoria consecutiva e approfittare del passo falso del Sette Ville Case Rosse, che è stato fermato in trasferta contro la Nova Sette sul punteggio di 2-2, e per portarsi in vetta solitaria la classifica con una partita ancora in meno da giocare, perché va recuperata quella con il Palombara, per scoprire com'è andata, anche se il risultato già ve l'ho spoilerato, e troverete ovviamente anche gli highlights di questa al termine, mentre qui si deve superare Quincy con una grande parata, lancia il guantone all'angolino sul secondo palo, sulla grande conclusione mancina di Simone Petrucci, che aveva trovato il giusto giro con il pallone. E Matteo Quincy si è rifugiato in calcio d'angolo, è stato chiamato più volte agli straordinari Antoine Dion, mentre adesso il Torre Angela che supera la prima linea di marcature, quella del centrocampo, e prova ad imbucare. Attenzione all'opportunità, perché la posizione era regolare, non aveva fischiato il direttore di gara l'intervento a pesce di Risoma, non aveva allontanato il pallone a dovere, allora si è divorato Tascia Vazze l'opportunità per l'1-0 ospite, anzi Risoma, pardon. Cacchioni scambia centralmente con Cusanno, non si fa ingolosire dalla conclusione ma apre verso Petrucci, che disegna il cross sul secondo palo. De Cenzo colpisce il palo, Simone De Cenzo, che ha sfiorato il terzo gol in questo campionato. Poi l'azione ancora viva per la Sampolese, rimette dentro il pallone Risoma per Rida, che ha spinto, si resta sullo 0-0, ha tremato il legno della porta difeso da Quincy. C'è De Cenzo che però chiude su Zezze, che ha cambiato fascia di competenza nel corso di questa azione. Petrucci si mette in proprio, dribbla l'avversario ma va del lato sbagliato del campo, allora poi deve aspettare e andare in avanti da Rida, che calcia all'improvviso, e Quincy alza sopra la sua traversa. Altro squillo sampolese a 4 dall'intervallo. Villanova, calcio d'angolo battuto dentro il cuore dell'area di rigore, allontanato Petrucci, calcia, conclusione rimpallata, e poi proprio allo scadere del primo tempo il vantaggio lo trova la Sampolese con Rida, settima marcatura in campionato per lui, 1-0 allo scadere del 45esimo minuto del 46esimo minuto di gioco. Si porta in vantaggio la squadra di casa con il gol di Rida sugli sviluppi del calcio d'angolo, e probabilmente al termine di questa azione si chiuderà il primo tempo. Infatti fischietto in bocca per il direttore di gara, che manda le squadre a riposo sul punteggio di 1-0 in favore della Sampolese, che ha sbloccato la partita proprio all'ultimo con il gol di Acerida. E allora il parziale è di 1-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. Alla doppietta di Rida, che supera in uscita con un tocco morbido Quincy e trova l'ottava marcatura in campionato, trova il raddoppio sampolese all'ottavo minuto del secondo tempo. Adesso partita in discesa per i padroni di casa, che possono cominciare ad assaporare i tre punti e quindi la vetta in solitaria della classifica. La formazione titolare, mentre qui intanto Rida trova la tripletta, si porterà il pallone a casa. Un'altra volta trafitto Quincy a tu per tu, e l'esultanza della Sampolese che abbraccia il suo bomber di giornata. Adesso piccola ipoteca sulla vetta della classifica del girone F. Là. Cusanno, che spesso si è abbassato per impostare, e adesso ancora Cusanno che fa girare fin da Livernini, poi Opre calcia con il mancino, Opre
Ancora Quincy, l'ultimo a mollare per il Torre Angela. Ha evitato in più circostanze. Il risultato diventasse particolarmente pesante per gli ospiti. La polisportiva Castelmadama, poi nuovamente in casa contro il Pibe de Oro. Poi ci sarà lo scontro diretto contro il Setteville, partita che promette tantissimo spettacolo. Ci sarà poi Castelverde, Nova 7, 11 calcio, pro Roma calcio e nell'ultima di campionato il Palombara. Intanto però attenzione a Rachman che entra in area di rigore indisturbato, pallone messo dentro, poi a Livernini contro il palo sulla parata di Quincy. Vale. Il tentativo fischiato però fuori gioco, eccolo proprio Simonetta che sbuca da sotto la sabbia come Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo. Trova il pallone e poi lo affida ad Opre che trova l'undicesimo gol in campionato, il dodicesimo gol in stagione. Cala il poker la Sampolese, è 4-0 ed è ufficialmente vetta in solitaria del girone F di prima categoria laziale. Sono scaduti i 45 minuti di gioco, il pallone è terminato in out e a buon senso arriva il triplice fischio senza concedere recupero a questa partita. La Sampolese centra la sesta vittoria consecutiva, sale a più 2 sul Setteville Caserosse in cima alla classifica, aspettando di scoprire come finirà la questione contro il Palombara. Ci diamo appuntamento a settimana prossima quando il Polisportiva Castelmadama ospiterà la Sampolese e invece il Torre Angela in casa ospiterà l'Ordine Ingegneri Roma. Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, grazie per averci seguito.